Questo è il manotera nuovo, io sono già abituato, avevo prima il 241, lo conosco già bene, è chiaro che questo ha delle caratteristiche diverse, cioè in più, ma migliorative, quindi Marco mi ha spiegato giusto le cose che mi mancavano, che non sapevo, che nel vecchio non c'erano. Però il manotera per me è uno strumento di lavoro molto importante. Da quando lavoro con manotera, ormai sono quasi 5 anni, direi che farei fatica a lavorare senza manutera ora come ora. Non vuol dire che non so fare il mio lavoro, ma il manutera mi aiuta molto nel mio lavoro, soprattutto fare meno fatica e soprattutto nel cercare e creare delle tecniche anche più specifiche, sempre più specifiche. E quindi sono contento, non vedo l'ora di cominciare a usare questo manutera. Per me la cosa più comoda è il fatto di poter aggiustare i braccioli. Quindi quando il paziente si trova prono, con il viso nel buco e le braccia sono in una posizione estremamente comoda. Poi chiaramente puoi cambiarla, perché se hanno dei problemi, che magari questa posizione gli dà problemi di radiazione, allora gli puoi sempre comunque chiedere di mettere le braccia lungo il corpo. Ma per il paziente è estremamente comodo il manutera, perlomeno il vecchio modello lo era molto, questo direi che lo sarà di più. Allora, principalmente spero di poter sfruttare alla grande questa parte che è mobile vediamo se ho imparato come si usa, parte toracica che nel vecchio non c'era, e anche la possibilità di mobilizzare, quindi questo mi dà la possibilità di mobilizzare in estensione, in flessione, in flesso estensione la colonna toracica, che l'altro manutera non aveva. E poi l'altra cosa che mi piace è il fatto di poter sbloccare, di poter bloccare in una posizione inferiore, non so se devo far vedere, faccio questo da una parte, questo dall'altra, e poi vado giù e lo blocco. E questo mi piace, mi piace questa caratteristica, perché consente di rigidire il lettino e uno può fare delle tecniche anche di thrust, quando invece normalmente è un pochino molleggiato, quindi si sente questa differenza. Quindi questa è una cosa che credo di sfrutterò. Poi il drop, anche il drop diretto, è un'altra di quelle cose che il vecchio non aveva, e penso che mi darà delle capacità lavorative maggiori. La prima cosa che mi chiedono quando consegniamo il manutera è: ma quanto ci metterò ad imparare a utilizzarlo? Tu, avendo molta esperienza. Guarda, io ti dico, la prima volta mi ricordo che ho fatto anche un corso. Però era più che altro un corso di terapia manuale applicata, cioè come applicare il manutera alla terapia manuale. In realtà tecnicamente come utilizzarlo non ci vuole molto, basta un attimino avere un po' di, insomma, prima uno prende confidenza a vuoto senza il paziente, poi dopo alcune cose le impara impara a destreggiarsi nel tempo, ma secondo me nel giro di una settimana uno è già operativo al 100%, nel senso, uno può avere un po' paura a fare una cosa piuttosto che un'altra perché non l'ha mai fatta, perché il lettino che aveva prima non funzionava così, era fisso, non si muoveva, ma quando cominci a prenderci la mano, secondo me nel giro di massimo una settimana uno è a regime completo. Io non so le altre professioni, ma per fisioterapista sì, penso che un lettino del genere sia, non sono osteopata, ma un lettino del genere possa adattarsi assolutamente anche all'osteopata piuttosto che al chiropratico.